buonasera a tutti e grazie per la gentile partecipazione. E prima di cominciare vorrei informare di una cosa piuttosto più che triste, insomma, tragica. Il professor Malatesta, che è stato spesso presente qui, non c'è più. Ecco il motivo per cui quest'anno non può essere da noi, perché in altre occasioni ha partecipato e comunque sempre come tutti gratuitamente, senza un centesimo da parte della scuola, nemmeno il biglietto di viaggio. Stesso discorso del professor Bottarella, che era qui insieme alla testa quando trattava dell'intimità potenziale, portava di pari passo dal discorso universitario riunito del Vaticano, quindi che arrivava la Carenza, eccetera, e la portava qui appena Bottarella da Roma venne da noi. Quindi, diciamo, quest'aula ha visto un eco di cultura molto grossa. E devo dire che in questa occasione anche il giornalista, in questo caso Nono Faiella e altri, hanno ripreso bene il discorso di una proposta a un livello culturale non indifferente, chiaramente gratis. Così il professor Spilani, che tra poco arriverà appena sarà liberato dai problemi del dipartimento, il produttore dell'università, e così il dottor Pica, presidente del Tribunale di Matera, un giurista affermato, e così il professor Maldonato, che sarà tra noi, uno psichiatra che insegna alla Federico II, e così altri professori di diritto penale di Federico II, eccetera, eccetera. Il professor Bottarella ci manderà, sta scrivendo per noi appositamente, una relazione su coscienza e autocoscienza dell'intelligenza artificiale. Quindi, siccome penso ci sarà molta gente, e siccome in società, università, quella sarà l'unica lezione che sarà tenuta all'Aula Magna della Facoltà di Economia sotto la Villa Comunale, ovviamente, per ripeterci. Quindi ricordatevi che quella volta non saremo qui, ma saremo lì. E se sarà possibile, il professor Bottarella probabilmente ci potremo collegare via Skype, così avremo doppia possibilità di sentire un logico di fama mondiale, per non dire il numero uno, mi sembra un po' bruttino, però pensate che lui è schizzato ai vertici della cultura mondiale quando c'era il famoso Prior, che era il logico del mondo, che durante la conferenza portò avanti i suoi ultimi studi. Arriva un professore per i giovani, insomma, l'università, il nome era Cervato, dice: il professor Prior sembrerebbe che da quello che dice non si tenga conto degli ultimi sviluppi della logica modale e relazionale, perché il professor Bottarella ha messo insieme due funtori per il calcolo della matematica del tempo e della relazione modale. E lui disse effettivamente che non era conoscenza, dice mica un abstract, e quello dice pronto. Il professor Paio, durante la pausa, si guarda questi studi Bottarella da 22 anni, torna e di fronte a una platea mondiale di logici, di scienziati, disse: scusate, ma a questo punto è inutile continuare la mia conferenza perché i miei studi sono stati superati da quelli del professor Bottarella. Detto dal numero del mondo, è gioco forza che c'è. Anzi, vi racconto una battuta che mi viene spontanea. Dante, che è considerato presuntuoso, e lo era, ma alla fine riconosceva quello che era. Lui, quando si mette, io fui sesto di 80 schiere dopo l'altro, eccetera, eccetera, non girano alcune terzine e si trova al quarto posto. Io faccio una battuta, poverino Dante, non sapeva di non essere il quarto, ma essere il primo. E lui si metteva al quarto posto, era preso un coso pareva. Per dire che ci basta, dipende da chi dice quello che fai e tu capisci a che punto stai, perché dicevo la Bonanni di Piovani, professore di filosofia morale da Federico II, non esiste un albo in cui iscriversi per essere filosofi. Noi siamo quello che la gente ci considera.
Quindi se uno dice questo è poeta, quello ha la caratteristica di poeta. Se metto nella antologia dei licei, si diventa scrittore eccetera eccetera. Poi per tradizione si va avanti, poi lui non rivalta. Tant'è, per esempio io Ariosto, non così uno che fa perdere tempo. Però sta lì, per tradizione sta lì, è come Marino, sono d'accordo che Marino, Giovan Battista, non è un grande poeta, ma se voi vi divertite, e qui abbiamo le professioni dirette, a seguire la media di Marino, ebbene, quella di Marino è più precisa di quella di Dante, a livello formale, lui è superiore, solo che qua gira e gira non dice niente. Per dire, sono le considerazioni che noi abbiamo degli altri. Quindi Benevento vedrà cose che mi fa piacere verso in questo articolo e sull'altro articolo online, vedrà con Cocchiarella un qualcosa di prima mano all'avanguardia su scala mondiale. Quindi se, come diceva Sol, Dio lo vorrà, noi avremo qui a Benevento gli ultimi studi sull'intelligenza artificiale, per cui scavalcheremo di colpo anche l'Harvard University, perché se Cocchiarella lo racconta noi e non ce lo manda prima loro, lo sapremo prima noi e poi loro. Questo è il fatto. Il vantaggio è che Cocchiarella è il papà è delle nostre parti, tra quelle date, e la mamma della provincia di Arechino, quindi proprio sanita e concittadino. E lui è onorato di essere italiano, eccetera. Dopo aver detto questo, che mi sembrava simpatico, giusto per introdurre, io ho preparato, ma fino alla tavola rotonda, ho preparato un discorso molto breve ma consistente, perché secondo me chi si prende la briga di tenere una relazione non può scherzare, perché nel rispetto di chi è presente. Quindi non deve essere lezione scolastica, già molto importante, ma deve essere qualcosa che deve essere appagante, perché se le persone vengono per sentire qualcosa e quindi per partecipare, io vedo tutti i ragazzi, voi siete liberi di venire e di andare quando volete, il certificato, una volta che sono firma, mi sono fatto. Per il piacere di stare, a tutti voi è capitato di stare in conferenza, quando finisce, si gira e gira, non si dice niente. Noi stasera speriamo di dire qualcosa, se no voi salutate, rialzate, ben andate, perché mi sembra giusto, perché non diciamo niente di concreto, niente di effettivo. Allora, il titolo che abbiamo dato al professor Scrivante per la mia relazione, sulla quale poi dovremmo formare ciascuno proprio, sistemi di scienze e filosofie. Io non ho mai capito da molto tempo, poi l'ho capito, quale vuole essere la filosofia di scienza. Perché c'era uno studente della primo secondo di filosofia e dice purtroppo non ho fatto 10 classi, manca queste cose. E gli ho detto meno male, perché io ho avuto modo di vedere alcuni licei, evito il nome, messe le tabelle vicino al muro con le scalette sulle idee di Platone, su Hegel, eccetera. Se questo può essere importante per rilevare la memoria, certo non è filosofia. Filosofia è un'altra cosa. E se filosofia è scienza, dobbiamo vedere che termine si inserisce nella relazione scientifica. Platone diceva, non entri chi non è matematico. Io non voglio essere matematico. Io voglio avere i criteri per i quali posso produrre un discorso che possa valere fino a tutti i loro contrari in certi termini. E nella fattispecie. Quindi, cominciando con l'ordine, noi conosciamo perché guardiamo qualcosa, lo sappiamo tutti, abbiamo esperienza di qualcosa. Il problema è recuperare un legame, una relazione tra quello che vediamo adesso e quello che vediamo poi. E arriva al problema di uno. Voi vedete che io col dito spingo questa penna, la penna si muove. Quindi la mia mano, il mio dito, sono a causa del movimento di questa penna. Ma è successa una cosa molto importante, che è quella che la causa e l'effetto o stanno insieme o vengono
uno prima e uno dopo, ma appena venissero uno prima e uno dopo non sono più collegati, perché sono due elementi diversi, esterni. Quindi quando io, Hume, quando arriva a dire che la conoscenza, il concetto di causa, viene da un'abitudine, Hume non saltava più a capire cosa sia questa abitudine. Non lo può dire, perché se capisse e se esprimesse cosa sia l'abitudine, a quel punto avrebbe capito cosa è causa. Cioè noi associamo legittimamente? No, perché legittimamente dovremmo intuire nello stesso momento la causa con l'effetto, ma intuendo la causa con l'effetto significa che noi cogliere, dovremmo cogliere immediatamente tutto quello che succede, cioè dovrebbe essere il Dio che guarda tutto e ogni luogo, il che non può essere. Allora, per comunità, noi sappiamo che ad una causa, questo un effetto, che il laboratorio, professore di fisica, lo fanno tutti i giorni, o quasi, lo fanno spesso, insomma, loro fanno esperimenti dicendo il calore di là dei corpi, tanto calore, tanto dilatamento di questo corpo. E lì si basa, quasi se non fosse così, non potremmo fare niente, né mettere un treno, né progettare una casa, perché sappiamo che questo peso, concentrato nel punto centrale, appunto, per il braccio, ci dà una certa forza. Per resistere a questa forza dobbiamo mettere tanto cemento armato, perché ogni centimetro quadrato di cemento armato resiste a 8 kg. Siccome la forza è di tanti kg, devo mettere tanti kg quando resiste più un grado di sicurezza. E quindi tutta la scienza è fondata su questi rapporti e ci dobbiamo attenere. Ma allora se fa tutta la scienza, la filosofia che serve? Ah, al di là del discorso della filosofia morale, tantissimo che sono studiati, ma anche a livello teoretico, in cosa consiste questo intervento filosofico? Ed è l'argomento di oggi. Ebbene, poi i matematici interverranno, come voi e lui interverrete, quindi facciamo un discorso generale. Perché sono posti resti numeri immaginari? Perché le derivate? Perché gli integrali? Perché il sistema non funziona. O meglio, funziona in un certo ambito, oltre a quello non funziona più. Allora bisogna intervenire con un altro sistema che corregge. Ecco che arriva la Popper e dirà che una scienza è tale quando è falsificabile, perché vale fino a un certo punto. Quelle regole che ha posto in essere spiegano i fenomeni, ma al di là di quell'ambito i fenomeni non risultano più spiegati. E quindi ci vorrà un sistema successivo. Solo ciò che è falsificabile è scientifico. Quello invece può spiegare tutto è metafisica e non spiega niente. A proposito di metafisica, mi viene in mente il discorso che ho scritto in un primo, quello grosso, di Platone. Io affermai lì, e lo affermo ancora, che Platone, secondo me, vedeva uno stagno di forma quasi circolare, vedeva un campo di forma piuttosto rettangolare e così via. Un cerchio, una base di una colonna, però non era perfetto. Siccome Platone, secondo me, aveva ancora presente il discorso parmeneideo che il pensiero dell'essere sono tutt'uno, cosa invece la verità totalmente superato, diceva, se c'è una perfezione, la perfezione, non viene da questo mondo, perché in questo mondo non c'è, ma loro dove viene? Non da questo mondo. Allora un altro, se questo è terreno, quello è ultraterreno, se questo è sensibile, quello è ultrasensibile, se questo è mondano, quello è ultramondano, se questo è fisico, quello è metafisico. Perché se filosofia non la facciamo in questi termini, la prendiamo a torre che immagina le realtà, le sciocchezze che dicono, eccetera, e che i ragazzi qua possono aspettare di imparare, falsificando il discorso. Invece il discorso deve essere scientifico, effettivo, benché ipotetico, cioè dopo la pretesa di poter dimostrare tutto. Allora, per quanto riguarda specificamente la scienza, prima di vedere il discorso, la differenza scienza e filosofia, dobbiamo sapere che cosa è scienza. E, mi rivolgo agli alunni, scienza è la produzione dell'esperienza in un sistema matematico che ci permetta di misurare e di intervenire con regole con le quali noi, con l'applicazione del braccio, aspettiamo l'effetto.
lo traduco in termini più semplici. Galilei non solo vede che un corpo lasciato cane, lascia un altro corpo cane, ne lascia un altro cane. Io posso stare una vita a guardare corpi che cadono, come dice quello in Belgio, Aureliano imbecille e Cafoni, l'ho detto in ultimo libro, fortunatamente da evitare che è possibile, ma se proprio volessi invitare, usare la parola imbecille o Cafoni, la dovremmo usare per quello che ha dato ingegneria e che quindi dovrebbe essere ingegnere e non capisce certe cose, e per quello che, avendo fatto liceo classico, avendo fatto studi umanistici, resta funzionale. E lì no, non c'è da fare, non altro quanto. Significa che nemmeno gli studi l'hanno potuto dirozzare. E quello meriterebbe la terapia, gli altri no, perché sono scusati. Ora dicevo, quando arriva il capo mastro, è ingegnere che così, nella mia esperienza così è. Se quello si impone sull'ingegnere ed ha ragione perché l'università non ha fatto il suo lavoro, per quello non è ingegnere, è ingegnere sulla carta. Perché se è ingegnere di fatto, deve dire sì, questo, ma se facciamo come dice lei, succede che, oppure succede tra 10 anni, succede che. Altrimenti non capiamo perché dobbiamo pagare per la sua professionalità. Quindi la cultura o è viva, vera ed è pagante, oppure è un qualcosa di teorico, avulso, che fa ridere gli altri. Vi faccio un esempio pratico. Pensate all'alto ufficiale della CIA, o del Mossad, che beh, o di servizio della testa abitata e così via. Ma te pare che lui di quello va lì e in teoria se la cosa può arrivare lì e fa un bacciato, non sa come muoversi. Ma stiamo scherzando. O un comandante di una nave militare, lo sa in teoria, arriva con i diari, va in crisi e quelli gli vanno e gli mettono un po'. E allora quello lì non è un comandante. Io dico sempre, per capire che significa cultura, basta fare mente locale a un vascello da guerra inglese, 700, e un vascello pirata. I pirati, lo sappiamo, quando incontravano un vascello inglese che andava a caccia appunto di questi stessi, si facevano estremunzione se erano cattolici, se erano religiosi. Lo sapevano che era finita. Perché poveri quelli facevano la guerra, come ti capitava, bene, si buttavano, ma quella era progettata. Era come i poveri galli contro Cesare, ma già Roma, la prima repubblica, loro sapevano che c'era una prima fila al mare di Regione, poi c'era una seconda fila di Legione, ma la battaglia la affidavano la terza, i famosi diari, che quando tutto sembrava che avessero vinto, ecco arrivavano freschi freschi questi compatti migliori, organizzati, senza spostarsi, con gli scudi chiusi, a file serrate, e vincevano. E prima proiettili e artigli dei cavalli, ma quello che combinava è ovvio che diceva, perché c'era un progetto scientifico. E chiaro, quindi la scuola o fa cultura in questi termini o viene meno alla sua funzione. Cioè quando si esce dalla scuola bisogna essere più preparati, più funzionali, più funzionali. Se non cambia, cosa significa che la scuola non fa fuori? È chiaro, c'è bisogno poi dell'utenza, perché c'è bisogno della scuola di chi arriva, però la scuola è questa. Ora andiamo a vedere che significa fare scienza. Ebbene, Galilei, quello che l'ha teorizzata non interamente, per cui si dice metodo galileano, ma in realtà è un metodo abusato da Galilei, perché poi l'ha perfezionato. Galilei capisce una cosa grandiosa, che io l'ho capito un po' di tempo, che lui era più bravo di Leonardo da Vinci. Perché mentre Leonardo era scienziato lui, genio lui, Galilei mette in condizione dove tutti diventano scienziati, perché c'è il meglio. Il professore bravo non è quello che è un genio, anzi quello che distrugge la classe. Perché se avete un professore preparatissimo, parla di cose importantissime, altisonanti, funzionali, addirittura blocca l'alunno, perché l'alunno dirà che non lo mai raggiungere. E quindi dovete un modello. Invece il professore deve essere non un modello, ma un rapporto umano, per cui insieme si cresce e si costruisce. Ora andiamo a vedere Galilei e Colina. Lui vede una cosa che cade, non si ferma a dire l'esperienza, ne vede un'altra,
ma la traduci in misurazione. Quindi questo peccato non è più una cosa generica, ma questa cosa con questo peso che da X diventa termine, con questo volume, con questa forma, pesare, misurare, che cade per questo spazio tanti metri, misurato, che percorre questo spazio in tot secondi misurati. È chiaro? Quindi la misurazione dei singoli elementi. A questo punto che fa? Prende la sfera perché è del numero di variabili, in quanto è indifferente alla posizione di caduta, perché è sfera. E evita un problema. Fa un conto vago, fa cadere un metro, prende la misurazione di quel peso e di quel volume e cade in ipotesi un secondo per fare conto vago. Ah, poi col professore Studiardi gli chiede dopo e gli chiederemo di associare un fisico dell'Università del Sannio che magari ci viene a proporre l'esperimento misurato davanti a voi, alla quale partecipere. C'è il laboratorio, che è più bello ancora. Allora, cade in un secondo. Aumentiamo a 2 metri, lo scrivo in lugno. Quanto impiega se per percorrere 1 metro in 1 secondo, 2 metri? E ci aspettiamo 2 secondi. Andiamo a misurare, non è così. È un po' di meno. Tant'è che lo facevo l'esperimento con il professore, non mi ricordo come si chiama. Il cronometro c'è, dei professori, tutti premevano il cronometro, non si trova nessuna misurazione. Per dire che appena premiamo, appena facciamo qualcosa, ognuno di noi ha dei tempi di reazione diversi. Invece, perché ci esiste, dice il professor Caruso, la battuta che la portata giovane, però in dialetto sono diversamente legge il codice. Invece il grande avvocato capisce che la legge è quella, però la battuta ci lascia stare, voglio che allora la causa di più che un giudice, ma la, come si dice, l'archivia, per perdere il grande avvocato. Invece il giovane, no, ti ho dice questo, hai ragione. E così quello che fa. Io odio i professori di matematica, tra i miei colleghi che stanno qua, e parlano, quando sono convinti di dire, cioè pure la certezza del professore Milano, non sei da solo, mi preoccupavo. Allora, dicevo, quando mi danno per scontato dei dati, non c'è cosa peggiore. Il liceo scientifico può sapere, tranne la matematica, che sono convinti che le cose siano precise. Non è così. Chiaro? Non c'è la misurazione precisa, perché uno di voi è tempo è un altro. Se io misuro con un sistema elettronico, recupero dei millesimi, no? Dei decimillesimi. Se lo faccio un sistema ottico alto, se lo faccio un sistema acustico alto, lo sappiamo benissimo che è così. Anzi, viene in mente un discorso, qui c'è pure l'altro. Però non sono capace. Come si fa il punto orario? Io sono sulla nave, guardo se sono a Golfo di Napoli, Castel dell'Ovo, e traccio una direttrice sulla pianta che ho. Dopodiché guardo il San Martino Museo e traccio un'altra direttrice. Poi guardo Bagnoli e traccio un'altra direttrice. Le tre direttrici non si incontreranno, ma lasceranno un vuoto in un triangolo. Io sto in quel triangolo, ma precisamente dove sono non lo so. Anzi, dico una cosa di diritto, c'è il professore Caruso che si diventa in carriera solamente. Io dico a qualcuno, Dio scansi i limiti delle mezze banche, che non lo si sa. Una volta ho salvato una persona per me, da una causa, non con me, con un altro vicino. Questo pompa morto con la rete abbandonata. Dopo che avevo condotto il padre, arrivò il poeta, che non aveva mai costruito niente, e lo voleva misurare il continente. Perché la pianta dice, ti sta peccando, tu hai comprato il corpo in una misura, se arrivi lì, e lì è il confine, quando l'hai comprato, l'hai accettato in quelle condizioni, dopo tanti anni che il tuo proprietario era lì, non ti va giù nessun giudice, meno male.
mi capite, non è facile parlare di ignorante, e io lo farò un po' con internet, ci sono quelli che si fanno programmi medici, avvocati, e pure traduttori, in latino e greco, che mettono là e ciao, vi faccio una battuta, una volta mi venne proprio il ribrezzo. In un liceo famoso di Roma, arriva un genitore con il fruttore sotto il braccio, insegnante elementare, che andava a ricorrere a un preside perché la professoressa aveva messo un po' suo figlio e lui diceva tutto tornare così. Beh, stiamo scherzando. Cioè, in infamaccia dappertutto. Era convinto che il produttore potesse risolvere il problema. Perché l'ha detto internet, l'ha detto il produttore, e a proposito delle culture militari, io mi sono stancato di dirlo in questa scuola, e lo dico pubblicamente in una conferenza, lo ripeto, l'ho già detto nelle 6 opportune, e ho votato in merito, inizio a aspettare quando non sa niente di preciso. Se abbiamo perso, imparo come si dà giusto il microfono, imparo come sul tempo, ci sono i suoi tempi. Il liceo significa che io arrivo a medicina e so fare lo scienziato di medicina, arrivo all'ingegneria e so capire il percorso di ingegneria, arrivo alla giurisprudenza e so capire, arrivo a lettere e so fare. Quanto più diventiamo, meno qualifica di liceo, quanto più ho girato il pomeriggio, meno cultura fanno. Firmato Giuseppe Adorno, mi ha preso la responsabilità totale, lo dico. Gli altri sono strumenti. È chiaro? Il latino e il greco hanno due funzioni. Da una parte sono strumenti. Se voglio, lo abbiamo visto i ragazzi, non tornava un giusto in un dialogo di Platone, Socrate, in cui è giusto e questo è giusto. Disse per me il traduttore che mi ha fatto bene non usare lo stesso termine con il quale prego che devo spiegare. E allora siamo costretti a rinunciare al greco. Invece anche Platone ha usato il termine giusto. Però erano i dubbi che questa è la ricerca. Ora, aprendoci più da vicino al tema, ma queste cose non sono meno importanti, quindi io faccio scienza nel momento che misuro, ottengo delle regole con le quali prendo gli effetti. Cioè se faccio vedere questo corpo, questo peso, questa dimensione, a questa latitudine, a Benevento, in questa temperatura, la relazione dell'aria, cioè, io lo vedrò cadere in tot secondi. Quindi io prevedo e quindi posso aspettare l'evento e programmare le cose. È chiaro cosa è scienza? Ma allora se la scienza è questo, che cosa è filosofia? Me lo sono chiesto per molti anni, lo dico al collega studente, me lo sono chiesto a studente da poco e dopo, non riuscivo a capirlo. Perché? Si fa metafisica e con la scienza non c'entra niente. Si fa filosofia della morale e sembrava che. Si fa quello e sembrava cosa. Alla fine, questa filosofia, se deve inserirsi di sotto scientifico, cosa può portare? Qual è la sua funzione? Se c'è una funzione, se non c'è una filosofia della scienza. Ci sono ancora molti docenti che pensano che filosofia sia una materia letteraria. E tu hai fatto materia letteraria. Materia letteraria è bellissima. Io sono abituato anche al latino. Fare lezioni italiane è appagantissimo vedere le stelle, eccetera, eccetera. Ma filosofia è scienza. Tant'è che all'esame di maturità è catalogata per me scientifica e scientifica. Allora, che succede? Applichiamo filosofia alla matematica. Quello che non fanno lo scientifico, ma con voi per avere il classico che dovrei trattare in letterale, è quello di non chiedersi cosa in numero. Li usa, senza perché. Ma i numeri li conoscevano gli egizi. Ma non erano filosofi. Ci vuole la capacità greca per capire cosa fosse un numero, in che rapporto e perché, ed è diventata filosofia. Quindi, nel momento che io voglio fare filosofia, dovrei chiedere che cosa è un numero. Ma un numero, la serie, o tutti insieme. È ovvio, sia il numero, l'altro e l'altro ancora. Ed è difficilissimo dire cosa è un numero. Perché alla fine dobbiamo definire il numero uno. Perché se dico il due, i tedeschi, oggi parlavo con ragazzi di altro corso,
non mi ricordo come fu fuori, il discorso tra il tedesco e l'inglese. L'inglese, lingua eccezionale per comunicare, ma non per fare filosofia. È povera di vocabolo, è facile, ma come fa a pensare in inglese certi meccanismi? Diceva, ciò che resta dopo ciò che è stato tolto, Aufhebung. Meno male che la nostra lingua ce l'ha. E ce l'ha perché c'è un popolo che ha pensato in quei tempi. Se voi non pensate e avete solo una lingua, come penso, avete un mezzo, ma non avete alcunché da esprimere. Un linguaggio è difficile e consistente quando c'è un pensiero che ha bisogno di esprimersi in quel linguaggio. Se non c'è una parola da trovare, se non c'è una forma da trovare. Se qualcuno di voi volesse, ma non è più il caso, cercare su internet, ma la testa, seguendo il mio esempio, mi sei gratis, ha messo su internet, gratis, anche lui, materiale per la semantica transculturale, dove va a vedere, e per questo ebbe la laurea honoris causa all'Università di Romania a Brianità, perché lui è andato a vedere tutte le lingue del mondo, compresi i dialetti bantu africani, e vedere come la prima persona è espressa in tedesco, in inglese, in italiano, in francese, in giapponese, in cinese, in bantu, in spagnolo, in portoghese, 300 distintive del mondo. Come il tu, come il lei, ha trovato che molte lingue coincidono perché la logica è l'uomo che è quella, e ha trovato che alcuni non hanno qualcosa, e ha trovato che la logica c'ha qualcosa da dire che non c'è nessuna lingua, ha lasciato le caselle vuote. Cioè, l'auro non è una cosa, ha lasciato le caselle vuote per dire c'è questa espressione di pensiero possibile che nessuna lingua trova una forma. Arriva il professore Antipo, o interverrà il collega, e questo è. Questo è, non esiste nessuna parte, né in filosofia, né in diritto, né in matematica, né in fisica. Esiste lì una margine di errore. E se non sappiamo questo, arriviamo con la partenza alla convinzione che le cose siano assolute. No, le cose sono in base a un riferimento. Tant'è che il grande giurista, giudice, dirà, in base a quanto è emerso dal dibattimento, in base agli elementi raccolti, in base abbiamo modo di ritenere che può darsi a sbagliare. Invece il giovane giudice, che sta? Il giovane medico, il giovane stamici, tre giorni stai su, il grande. In base alla casistica, in base a con questo dovremmo ottenere il fiore. Più si sa quanto è intima. So di non sapere, ma so di non sapere che sono tutti questi. A proposito, non so se la collega di matematica, i colleghi di matematica, hanno sentito quel discorso che pensava l'allievo di Peano. Coronato e poi il professore che c'era Coronato e Peano, Peano la notte, poi c'era il professore, Coronato è l'assistente di questo professore. Poi diventò professore lui stesso. E una mattina prende un foglio di carta, una funzione, la mette davanti al primo candidato. Il primo candidato la legge in Cina fa, non la risolve, e lo bruciò. La matematica si scherzava. Arriva la seconda volta, è il secondo, il terzo, quindi il trentesimo. Quello arriva e dà la funzione. Quello si siede, la guarda, dice, professore, non è per me. Si alza per andarsene. Il professore disse, bravo, tranquillo. Il ragazzo disse, professore, per ringraziare, però c'è una platea, vorrei sapere perché mi ha messo a prendere. Certo, lei è una matematica la sa. C'è anche io pensavo di saperla, prima di venire qui stamattina. Lei sa tutta la matematica, tranne questo, proprio perché lei sa che questo non rientra in quello che lei sa, ha detto non è per me. Chi invece non se la capisce, se quindi solo sapere, sapere, tutto quello che non va bene, ma sapere che non sapere tutto. È chiaro la famosa ignoranza socratica. Ora, se io mi chiedo che cos'è il due, bello in me. Il tedesco, preciso, terribile, c'ha declinazioni, c'ha gradivoli, più preciso di questi modi. Ein, zwei, uno, due volte uno. Ci hanno capito che il due,
creato la ripetizione di assoluto. A quel punto il 3 è il 2 con l'aggiunto di unità, è relativo di dominazione per convenzione. E così qua. Tutto è convenzionale. Non c'è, il 3 non esiste in realtà. Avevo finito la di matematica, il numero reale razionale. Reale, ma siete dei pazzi. Ma dove sta? Sono convenzioni. Il 3 non c'è, abbiamo 6 dei 3. Microfoni 3, sono 2. Fogli 3. Persone 3. Ma il 3 è una stazione quantitativa. Se io non ho io conosce Tito, questo non dico che il 3 sia un numero reale, razionale, assoluto, qualcosa c'è. E lo uso per misurare. Ma quando vado a misurare, e lo faremo forse quando verrà un professore, misuriamo questo palo con i centimetri. Se misuro tre persone diverse, dico a 3 millimetri, inizio 9 millimetri. Ma se arriviamo addirittura ai 10 millimetri, non ci trovo più questo palo, la misura sua non la saprà mai nessuno. In modo preciso. Perché il riferimento in base al sistema decimale. Se misuro quei pollici, arrivo al sistema, non ce l'ho più. Ecco allora che devi intervenire il discorso di dire come questi numeri non risolvono questi problemi. Allora devo inserire altri elementi. E la filosofia della scienza deve collaborare a dire che cos'è l'uno, come ci arriva questo uno. Quindi collaborare a fondare i riferimenti. Tant'è che o si fa filosofia della matematica, ma per la matematica, o il filosofo di mondo della matematica diventa filosofo della matematica. Indaga una conoscenza buona, bellissima, chissà perché non si insegna. Logica. All'università di studi, logica, la insegna. O il professore di filosofia o quello di matematica. Si vede comune. Logica, che è un'altra cosa. La stazione di morale, la stazione fondamentale. Ora, la filosofia quindi va a vedere che io con quel sistema che ho appuntato non risolvo. E allora senza variabili definite in termini noti, ma con molti resto variabili, io mi accingo a cercare di risolvere il problema. E collaboro con il discorso scientifico. E questa è la filosofia scientifica. Invece la teoria morale è un altro discorso perché vado a vedere quali sono le possibilità di relazionarmi e di poter ritenere universalmente il progetto. E lì la filosofia è grandiosa perché non ha altri che si preoccupano di capire. Una battuta che non era diciamo, nell'argomento. Filosofia oggi è importantissima. Gli americani hanno capito, e Cottarelli è stato incaricato anni fa, e noi abbiamo collaborato, e sta su internet, alla voce Cottarelli o Giuseppe Adona nelle pubblicazioni, che significa essere umano. Gli americani, dopo l'individualismo, hanno capito che oramai bisogna arrivare all'umanità, altrimenti c'è lo scontro. Io sento molto, io ho caldo. Senti, potresti togliere sto secchio, perché ci fanno le zanzare, ma le piante devono bere. Cioè, quello che dici non importa niente, le mie piante hanno bisogno dell'acqua. La società di oggi è incentrata sull'io. Scusa, vorresti più la finestra, c'è una ragione, ma io ho caldo, io, tutto io. E su tutti questi non si va. E questo è proprio la filosofia della morale. Solo il soggetto, quando cessa di essere io, per diventare io in rapporto all'altro, potrà dirsi soggetto. Altrimenti siamo solo di individualismo. E tra individualismi, l'ho scritto in un libro, se incroci l'individualismo, ho una cosa bellissima, un ragazzo e una ragazza, due parti possono vivere benissimo perché sono opposti e si vivono benissimo, è un caso, ma appena arriva a desiderare la stessa cosa, se uno vuole il proprio io, l'altro vuole il proprio io, sempre la guerra e vince più forte, non lo so di tutto. Non so se sono riuscito a mettere un messaggio. Adesso mi accingo alla conclusione, se volete posso pure concludere, se no vi dico. Volete concludere o 2 minuti, 5 minuti? Come volete. Allora, vi dico una cosa di Russell a proposito di sistemi comunicativi. Russell capisce una cosa grandiosa, ed è un matematico, che quando io predico una parola di un'altra parola, io
ho aggiunto qualcosa che non ho. Perché se la parola corrispondesse non ci sarebbe accrescimento. Vado al vocabolario, trovo amore, passione, tensione, attrazione verso, sentire forte per una persona o per qualcosa. Ma se fosse una di queste, non si diversificherebbe dalle altre, si comporterebbe. Se non fosse alcune di queste, non direi niente. Quindi ogni parola c'è qualcosa di noto, con un qualcosa di non noto che aggiungo io con la mia sensibilità. Ecco perché non ci incontriamo tra persone, non mi capisci. E come fai a capire se ognuno di noi ha qualcosa che l'altro non può avere? Quindi una base comune e un quid che non è comune. Ecco allora tutte le scienze, quel qualcosa di non comune, che ci sforziamo di far diventare noto e comune. E questo è un discorso filosofico. Mi pare che avrei altre cose, ma lascio, perché sennò voglio vedere se c'è qualcosa di proprio indispensabile, che non avevo fatto. Va bene. E quindi, vi dico questo e chiudo, per poi aprire la tavola rotonda. Pensate al caso, ragazzi, a ognuno di voi, mi sono contento che siete rimasti qui tutti quanti impeccabili. Ma è bello perché sapete che siete lì perché firmate e cercate di salutare. Ognuno di voi, quando vuoi, ciao. Chiamo, io vi chiamo. Allora, chiudo con questo discorso dicendo, è un classico esempio del cretese venditore, Epimenide. Epimenide di Creta dice, tutti i cretesi sono bugiardi. Nel momento questo paradosso non era stato risolto. È stato, sono stati due filosofi, io dico chiaramente, che poi l'hanno messo in forma matematica, cioè in esplicazione logica precisa. Finché non si tira fuori colui che prende dal sistema, il sistema non può essere verificato. Quindi ogni sistema non regge su se stesso, ma su qualcosa che sta fuori. E questo qualcosa che sta fuori fa parte della ricerca che si dice filosofica. Che la può determinare sia l'autore stesso del sistema, facendo filosofia della scienza, filosofia della matematica, e sia il filosofo che si approccia. Quindi un filosofo non può sviluppare la scienza, anzi, l'ideale sarebbe fare scienza. Pensate agli assi cartesiani. Mi è capitato in una classe, un ragazzo voleva marciare, che stava facendo una dimostrazione, gli ho detto, scusa, ma sai gli assi a che servono? Non lo sapevo. Gli assi cartesiani sono dei riferimenti, le condizioni e le quali sono. Senza le condizioni, ogni affermazione è priva di senso. Perché a che ti riferisci? Avrai ascoltato. Esempio pratico, se il vecchio parla lei, si evince che la somma di anni un termine è tutto. Se invece non si sta a vedere, la somma non è più quella. È chiaro? Quindi il sistema di riferimento. Quindi quando io dico, io affermo questo in base a questi criteri. E allora? Piovdare. Per esempio, in un sistema, quando io dico piove, avrebbe bagnato, questo è il sistema, e piove, grazie, allora solo quello che bagnato. 2 più 2 fa 4, non ha senso. In un sistema dove, per convenzione, si dice 2 più 2 fa 4, in questo sistema io sono 2 più 2, allora solo quello fa 4. Solo che molto non è scontato. Ecco la lettura mentale del liceo classico o di chi si accinge a qualsiasi discorso cercando di non restare legato agli elementi basilari. Penso di aver concluso, mi sembra giusto, e come siamo abituati ormai, facciamo la tavola rotonda dove ognuno di voi propone quello che vuole, le risposte e le cose. Allora, io ragazzi, abbiamo una presenza voi, che siete più giovani. Qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa di filosofia, di matematica, di diritto, di lettere, abbiamo di tutto qui. Se no facciamo intervenire. Allora facciamo intervenire. Esatto, vieni, no, però qui. Bene, vi racconto questo aneddoto che mi è rimasto veramente tanto impresso, lo uso con i miei allievi. Primo giorno di università, facoltà di matematica.
tra l'altro quel giorno c'era la adesso si fa la presentazione dell'università, ai miei tempi in ottica, da buttavano, descrivevano, primo giorno, corso di algebra, il mitico professore Vittorio Carfagna, angelicale. Sì, perché mi è rimasto impresso. Allora, lui tutto cicciottato, avete presente un puttino del Mantegna? Uguale. Il ricciolino biondo, l'occhio azzurro, paffutello, feroce. Abbiamo capito dopo. Noi ragazzi come voi, bella presenza, ed esordisce, non presenta il corso di algebra, bensì con questo microfono ci guarda tutti, sogghigna e fa, con questo accento fiorentino non lo so rifare, quanto fa 2 più 2? Cala il silenzio, ci guardiamo, oddio, e che rispondiamo? Perché tutti noi, quello che dicevo io, avevamo detto, quanto fa 2 più 2? 4. Ma detto da lui e con quel tono abbiamo cominciato a pensare, oh mio Dio, e quanto fa? Se ce lo sta chiedendo, quindi immaginate quest'aula, se andrete, no, adesso dove io studiate era Lancusi, c'era la facoltà di matematica, ora è tutto Fisciano, ma immaginate anche un'aula di Fisciano, cioè andrete, queste aule enormi, il silenzio. Più ne facevano silenzio e lui più rideva, cioè sogghignavano che non rideva, e poi stufo da questo silenzio, e forza, no? Venite da un liceo, ed è fatto, e quindi cominciano queste vocine, quattro, cioè, timidi, e lui fa, dipende, non la conosce, non c'era ancora la canzone, dipende de che dipende, Dopodiché dice due cose e ci fa benissimo, al corso di algebra avrete la risposta. Il mio ritorno a casa, mio padre mi chiese come è andato il tuo primo giorno di università, se papà non lo so, forse ho sbagliato facoltà. Perché a me mi ha distrutto le certezze un attimo. Sì, io sono tornata, siccome però sono una testarda, dico vabbè. Ma hai fatto sì. Eccolo là, no, ma eravamo sconvolti tutti, anche chi faceva il classico. Cioè, lì uscimmo da quell'aula mesti, perché dicevo, vabbè, questo ci ha lasciato questa incognita. Quando poi disse, vabbè, vi ho torturato abbastanza, vi do la risposta. In effetti, dipende dal sistema di numerazione. 2 più 2 fa 4, ma nel sistema decimale, quindi mi riallaccio a quello che diceva Giuseppe, cioè sistema di riferimento, dove siamo, in che ambiente di nuovo, perché 2 più 2 può fare 3, può fare 2, può fare 1, può fare 0, e nel nostro sistema decimale fa 4. Ci spiegò poi che c'era un'algebra che si chiamava l'algebra degli interi modulo n, ma è molto facile da capire. In realtà io classifico i numeri non più come li conosco io, quello che per me è 3, perché conto 3 dita, 3 sedie nel sistema decimale, diventa un'altra cosa in un sistema che è formato soltanto da 4 numeri che sono 0, 1, 2, 3. Uso lo stesso simbolo, ma non hanno lo stesso significato che di quello che siamo abituati noi. A questo punto è vero, l'apertura mentale è chiedersi sempre dove, questa cosa è valida dove, e ci spiegò che 2 più 2 in un gruppo che è formato da 4 elementi fa 0, perché modulo n significa che io divido, quindi prendo il 4, diviso 4, il resto della divisione è 0, il che significa che tutti i multipli di 4 in realtà in quell'ambiente non esistono, perché sono assimilati al simbolo 0. 5 modulo 4 non esiste, è 1, perché 5 diviso 4 che resto mi dà 1, quindi questo 1 può essere 1 che contiamo noi, ma il resto di una divisione per qualsiasi cosa. Quel disgraziato suscitò quello che oggi chiamiamo, vabbè, l'acid distrusse, però oggi diremmo la trigger image, quindi quella cosa che vi fa venire la curiosità, a noi ci sconvolse. E apro e chiudo una parentesi, un corso di algebra dove cominciamo che eravamo 52, completammo il secondo giorno, già eravamo una trentina,
finimmo il corso in 10. Ma eravate proprio 10 o? No, 10 di numero. Proprio 10 fisicamente, Sempre 10, con il